forse vorrebbe spostare la data del referendum non più al 2 ottobre ma a fine ottobre, e l'espressione era bellissima, quella che usava questo giornale tra quelli i suoi amici, sono quasi tutti i suoi amici, tra l'altro, era: se non è il caso di portare a casa prima la legge di stabilità, cioè la finanziaria. Un altro: attenzione estrema al benessere collettivo, cioè la data delle elezioni si fissa in modo che porti a casa prima il risultato che gli preme di più in quel momento. Il 2 era perché così faceva prima del 4, il giorno in cui decideva la Corte Costituzionale, allora vinco il referendum e non corro rischi con la Corte Costituzionale. Adesso sarà la riterrà più affidabile, non lo so, e pensa alla legge di stabilità, ma mi sembra che sia questo il modo di gestire un problema costituzionale, una legge elettorale, un sistema politico. E aggiungo le ultime chicche che voglio dire, che sembrano fondamentali, per convincervi del fatto che c'è un disegno politico e che è un disegno politico antidemocratico. Doveva essere una riforma del Senato, doveva essere soltanto la riforma del Senato, ci sono delle norme in più. Perché giustamente alcuni hanno detto, beh, però se si mette la riforma mano a una riforma di uno degli organi parlamentari della sovranità popolare, troviamo il modo di infilarci dentro anche qualche norma che rafforzi la partecipazione dei cittadini. Benissimo, una bella idea, importante. Uno dei modi con cui i cittadini possono partecipare alla vita pubblica è quello di presentare disegni di legge di iniziativa popolare. Le leggi di iniziativa popolare fanno un percorso rapidissimo, arrivano al Parlamento, il Parlamento le assegna a una commissione e li muoiono. E non se ne parla più. Quindi l'esigenza che c'era era di stabilire semmai qualche regola per dire: quando arriva un disegno di iniziativa popolare, la commissione ha 30 giorni di tempo in cui deve dire va bene, non va bene, la approvo, non la approvo, eccetera, perché questo avrebbe garantito che ci fosse uno sbocco. No? Troppo difficile. Si fa addirittura il contrario. Prima occorrevano 50.000 firme per sostenere un progetto di iniziativa popolare, lo moltiplicano per 3, adesso ce ne vogliono 150.000. E per quanto riguarda le modalità di esame da parte della Camera, si rinvia ai regolamenti parlamentari, cioè alle calende greche. Allora vedete che c'è un disegno che non è favorevole a incrementare la partecipazione, ma va in direzione assolutamente contraria. Perché addirittura una norma che si poteva fare senza nessuna fatica e poteva favorire un modo di partecipare dei cittadini, sentirsi legislatori, ma vedere anche un approdo dei propri disegni, si è fatto in modo che diventasse più difficile e che non ci fosse nessuna regola. C'era un altro problema che era stato posto, però questo Parlamento non ha nei regolamenti parlamentari e nella Costituzione uno statuto delle minoranze, delle opposizioni, che garantisca contro il prepotere della maggioranza. Ed era abbastanza importante, perché voi sapete come esercita il prepotere della maggioranza. Si esercita per esempio con i voti di fiducia. Quando si arriva a un punto in cui non si è sicuri del risultato, si pone la fiducia e si pone tutti nella condizione di dire: o sfiduciate il governo o passate questa legge. E badate che è gravissimo che perfino molte articoli di queste leggi sulla riforma del Senato siano passati con fiducia, che si considerava inammissibile quando si tratta di riforma costituzionale, perché la fiducia, quando viene messa, porta alla conclusione immediata, al voto, cadono tutti gli emendamenti, non c'è più discussione, è ancora una volta il contrario della democrazia. Allora ha ragione veramente questo Presidente Meloni quando dice che è una mostruosità quella che si vuole mettere insieme, è una mostruosità dannosa per la democrazia. E infine io aggiungo pericolosa. Dico pericolosa perché devo dire anche la verità: di tutto questo la cosa che mi spaventa di più è quel premio di maggioranza con una maggioranza assoluta subito garantita con 350 posti parlamentari senza contrappesi dall'altra parte, che se continuasse un sistema nel quale
poi il presidente del consiglio è anche presidente segretario di un partito e così via, sarebbe molto vicina all'idea, quell'idea di un uomo solo al comando, che è quella che di norma non ci piace. Non in questo caso, non ci piace in nessun caso, anche perché come ha detto un grande costituzionalista, le costituzioni non si fanno per i tempi buoni, nei quali le cose funzionano, vanno a posto da sé, si fanno per i tempi bui, per i tempi cattivi, si fanno per quello in cui nascono dei pericoli, perché la Costituzione è destinata a durare nel tempo. Oggi ci sarà Tizio o Caio e domani chi ci sarà? E altri storici ci dicono: attenzione, è vero che la storia non si ripete quasi mai negli stessi termini, però studiatevi bene la storia per capire com'è successo, per esempio, che è nato il fascismo o è nato il nazismo negli anni 20 o 30, perché ci possono essere dei campanelli d'allarme che vi suonano per altre forme in cui si creano altri populismi, altre forme, eccetera, che sono però parimenti pericolosi. E noi quindi di questo ci preoccupiamo quando diciamo è una questione di democrazia, perché diciamo che noi vogliamo invece un sistema che funzioni come l'hanno voluto i costituenti, con tutte le correzioni possibili che si possono fare per il miglior funzionamento e alle quali non siamo contrari, ma che si possono fare con estrema rapidità, funzioni rapidamente e bene, con una politica rigenerata che torni a essere la vera politica di cui parla e i veri partiti di cui parla l'articolo 49 della Costituzione. Vogliamo che quello sia il sistema in cui il cittadino esercita davvero la sovranità popolare, altrimenti accade questo paradosso che abbiamo in questo momento, che il cittadino, gran parte dei cittadini, non si rendono conto che non andando neanche a votare non esercitano il loro diritto più alto, quello della sovranità popolare. Noi dovremmo riportarli tutti alla politica, dovremmo riportarli tutti a votare, a poi sarà quel che sarà, voteranno come gli pare, poi può accadere che al sindaco di Torino si sostituisca una fanciulla, non muore nessuno per questo, fa piacere ad alcuni, dispiacere ad altri, ma sono le regole della democrazia, però bisogna creare le condizioni perché questo avvenga democraticamente e liberamente, non attraverso artifici, costruendo una legge elettorale che premia al di là di ogni misura chi ottiene un certo risultato, non avendo più nemmeno l'ostacolo del Senato a fargli di contrappesi.